Ciao a tutte e benvenute sul nostro canale. In queste anticipazioni della seconda stagione di Endless Love, Asu si trova in una situazione estremamente difficile, intrappolata nelle grinfie di Tufan. Senza alternative, è costretta a rivolgersi disperatamente a Emir per cercare una soluzione. La sua unica e più grande paura è che Kemal possa scoprire il loro legame di sangue: il fatto che lei è sua sorella. Questo pensiero la terrorizza provocandole un tremito incontrollabile solo a immaginare le conseguenze di una tale rivelazione. Le anticipazioni delle puntate turche di Endless Love preannunciano momenti di grande tensione e colpi di scena. Asu, in preda alla disperazione, implora Emir di fermare Tufan prima che sia troppo tardi. Ferma Tufan o Kemal saprà la mia identità lo supplica, sapendo che la scoperta della verità potrebbe distruggere il suo legame con Kemal. Nel frattempo, Nian organizza una festa di compleanno a sorpresa per Emir. Quello che dovrebbe essere un momento di gioia e celebrazione si trasforma rapidamente in un'occasione carica di tensione, dove molti segreti rischiano di venire a galla. La festa, con la sua atmosfera festosa, diventa il contesto perfetto per rivelazioni inaspettate e sconvolgenti. Ogni sguardo, ogni gesto e ogni parola alla festa sono carichi di significato. Asu si muove con cautela consapevole che un solo passo falso potrebbe svelare il suo segreto. La paura di essere scoperta la spinge a comportarsi in modo nervoso, mentre Emir è diviso tra la sua lealtà verso Asu e il desiderio di distruggere Kemal. In questo clima di suspense, la festa di compleanno si trasforma in un vero e proprio campo minato emotivo. I protagonisti si trovano a navigare tra verità nascoste e sentimenti contrastanti, sapendo che ogni decisione potrebbe avere conseguenze devastanti. Asu si trova sull'orlo del baratro, con la paura di essere scoperta da Kemal che l'ha perseguita costantemente. Tufan è in possesso di foto compromettenti che rivelano il legame di sangue tra Asu ed Emir, dimostrando che sono fratelli. Queste immagini sono una minaccia diretta alla vita di Asu e alla sua relazione con Kemal. Quando Asu viene a sapere che Tufan ha il potere di rivelare la sua vera identità, si precipita a cercarlo a casa sua, ma i suoi tentativi risultano vani. Tufan non risponde nemmeno al telefono. Nel frattempo, a Villa Coscuoglu, fervono i preparativi per una grande festa di compleanno organizzata da Niam per Emir. L'atmosfera è carica di tensione e finzione, con tutti i presenti che nascondono le loro vere intenzioni dietro sorrisi forzati e parole di circostanza. La festa, che dovrebbe essere un'occasione di gioia e celebrazione, si trasforma in una farsa piena di bugie e segreti. Quando Kemal si presenta inaspettatamente al cancello della villa, l'imbarazzo di Nian è palpabile. Cerca disperatamente di trovare una scusa plausibile per la sua presenza non prevista, balbettando una giustificazione a Emir. Ci deve essere stata un po' di confusione con la lista degli inviti. La tensione nell'aria diventa ancora più intensa, con tutti i protagonisti che cercano di mantenere le apparenze mentre le verità minacciano di emergere in ogni momento. In questo clima di sospetti e tensione, ogni gesto e ogni parola sono carichi di significato. Asu è consumata dall'ansia, consapevole che il suo segreto potrebbe essere rivelato da un momento all'altro. Emir, da parte sua, deve gestire la festa mentre cerca di mantenere il controllo sulla situazione complicata. Nian, imbarazzata e confusa, cerca di barcamenarsi tra la paura di Emir e i sentimenti che prova per Kemal. E Kemal, ignaro del vero motivo della sua esclusione, si ritrova al centro di un intrigo di cui non conosce ancora i contorni. La festa si trasforma così in un campo di battaglia emotivo, dove le verità nascoste e le menzogne tessono una rete sempre più intricata. Gli spettatori restano con il fiato sospeso, in attesa di vedere se Asu riuscirà a mantenere il suo segreto o se la verità verrà finalmente alla luce, sconvolgendo per sempre la vita dei protagonisti di Endless Love. Asu sentirà un nodo stringersi alla gola quando, contro ogni previsione, vedrà Kemal presentarsi davanti a lei. Aveva detto a Kemal che sarebbe rimasta a casa, e ora, con lui lì davanti, il suo cuore batte all'impazzata. La paura di essere scoperta la paralizza, ma cerca di mantenere la calma mentre Kemal si allontana. Appena può, Asu corre alla ricerca di Emir, sperando che possa aiutarla a gestire la situazione. Trova Emir, con il cuore in gola, Cerca di spiegargli la sua angoscia. Tuttavia, Emir non perde occasione per metterla in imbarazzo, sfoderando un sorriso ironico e dicendo: Cosa c'è che non va? Fidati di tuo fratello. Le parole di Emir, apparentemente rassicuranti, hanno invece un effetto opposto su Asu. Si sente vulnerabile e scoperta, sapendo che Emir ha il potere di controllare la sua vita e di svelare il segreto che tanto teme di rivelare. La tensione tra i due è palpabile. Mentre intorno a loro la festa prosegue, ignara del dramma che si sta consumando dietro le quinte. Asu deve trovare un modo per mantenere il controllo e nascondere la verità, mentre Emir sembra godere della sua posizione di potere. La festa, con la sua atmosfera festosa e le luci scintillanti, diventa uno sfondo surreale per il conflitto interiore di Asu e le sue preoccupazioni. Mentre cerca di trovare una via d'uscita, sa che ogni mossa sbagliata potrebbe costarle tutto. La tensione cresce e la paura di Asu di essere scoperta da Kemal diventa sempre più intensa. Le sue speranze riposte in Emir sembrano vacillare e la serata si trasforma in un gioco di nervi in cui ogni passo falso può avere conseguenze devastanti. Il prezzo del silenzio. Ormai consapevole di essere intrappolata, Asu si rende conto che non ha vie di fuga. Da lontano, vede Tufan intento a guardare le foto compromettenti sul suo computer e sente il panico montare con il cuore in gola, corre da Emir, implorandolo con disperazione. Ti prego, fermalo o Kemal capirà chi sono. Emir, con il suo solito sorrisino malefico, gela Asu con una risposta fredda e calcolatrice. Non lavoro gratis nemmeno per mio padre. Le parole di Emir sono come una coltellata per Asu, che si rende conto di dover pagare un prezzo alto per mantenere il suo segreto al sicuro. Disperata, Asu è pronta a tutto pur di proteggere la sua verità. Ti ripagherò sicuramente per questa gentilezza. Per favore ferma questa catastrofe. Kemal non deve sapere la verità, implora, con la voce rotta dall'angoscia. Emir, sempre pragmatico, fa rapidamente i suoi conti e decide di accettare la proposta di Asu. Con un sorrisetto astuto, le risponde: impara a chiamarlo a segno illimitato. Con queste parole, Asu capisce che il prezzo del silenzio di Emir sarà alto, ma è disposta a pagarlo pur di evitare che Kemal scopra la verità. Successivamente, Emir si dirige da Tufan con un atteggiamento deciso. Ora sei uno dei miei uomini, gli dice, fissandolo negli occhi. Dimostra la tua maturità e mettiti in testa che Kemal è il nostro nemico comune. Le parole di Emir sono un chiaro ordine. Tufan deve smettere di minacciare Asu e unirsi a lui nella loro lotta contro Kemal. In questa dinamica di potere e manipolazione, Asu si trova a camminare su un filo sottile. Consapevole che qualsiasi passo falso potrebbe rivelare il suo segreto. La tensione è palpabile e ogni mossa deve essere calcolata con precisione. Il prezzo del silenzio è alto, e Asu deve trovare il modo di sopravvivere in questo gioco pericoloso, mentre Emir e Tufan tessono le loro trame nell'ombra. Rimaniamo tutte curiose e intrepida attesa di vedere se Asu riuscirà a mantenere il suo segreto e quale sarà il costo finale di questa alleanza con Emir. La storia si infittisce promettendo nuovi colpi di scena e rivelazioni nelle prossime puntate di Endless Love.